aspetta Elio. Sergio. Vai Elio. Enzo! Ricordiamo le vittime dell'Istria, ricordiamo di tanti italiani che sono rimasti nelle foglie, ricordiamoli in pace. Ma io voglio ricordare 185 persone, molti istriani, 40 erano della penisola, qualcuno veniva anche dalla Sicilia, 185 persone che non sono morte nel foglio, ma sono morte lo stesso sottoterra, in una miniera, la miniera di Arsia, che oggi si ricorda come miniera di Rasa, perché ormai è territorio croato. Il 28 di questo mese, anniversario della disgrazia, sarò lì per portare un fiore e un pugno di terra, di questa terra, perché possono dire siamo ancora sotto territorio italiano. Grazie. Io vi ringrazio di quello che avete fatto, di quello che fate, perché ripeto per noi.
Gianni. Chi li vuole abbracciare, signori? Sono gli ultimi esuli. Allora, signora, innanzitutto il suo nome? Gemma Benussi. Lei di nazionalità, chiamiamola istriana. Italiana, d'accordo, però provenienza istriana, no? Ci nascondi un po' la sua vicenda. Non posso raccontare. Ha perso il papà, il non fratello, posso, ecco, non riesce, perché non sa neanche una tomba dove poter piangere i suoi cari. In famiglia ho perso tre uomini, padre, fratello e zio. Che cosa posso dire io? Ecco, da quanto tempo lei è in Italia, signora? Siamo venute nel 48. E la sua provenienza era l'Istria? Era quale località? Da quale località lei proviene? Vicino a Pola. E vive a Formia? No, a Gaeta. A Gaeta. Ha perso, presumo, suo papà? Sì. Poi chi ha perso? Mio fratello e uno zio. E uno zio. Non sa fisicamente dove sono stati infoibati? No. Ha cercato di avere notizie nel corso di questi 70 anni sui suoi congiunti? Non abbiamo mai saputo niente. Le sue considerazioni su questo momento importante, lei poc'anzi ringraziava Gianni Carpinelli per non far dimenticare questa tragedia italiana. Non si deve dimenticare, è una storia che deve andare avanti, che tutti devono sapere quello che è successo. Bisogna dare un grazie all'ex presidente Ciampi, sì, per questo giorno. Si deve dare un grazie a chi ha combattuto, ecco, per poter avere questo giorno. È possibile che la storia ci si dimentichi di questa parentesi? Mai. Speriamo di no, che non si dimentica mai. Perché Gianni, non... le sue considerazioni, anche lei arriva da quelle terre? È di Fiume. Da Fiume. Da quanto tempo è qui in Italia? 70 anni. 1948. Prima campo profughi sotto le baracche americane. Con una zuppa dei ceci e dei fasoli. Dopo abbiamo trovato una sistemazione e siamo usciti fuori dal campo profughi di Capodimonte. Da Capodimonte ci hanno assegnato una casa popolare. Dalla casa popolare poi ci siamo fatti una strada, con le nostre forze, senza l'aiuto di nessuno. Lei a Formia? Ma oggi sono solo a Formia. Ha avuto purtroppo dei lutti lei per questa tragedia? No, lutti no. Oddio, ha perso qualche amici tanti, sotto casa mia, nel stesso palazzo, un moderino, un armiere di Fiume, un moto fiumano, nei giorni dell'arrivo dei partigiani è stato sequestrato, portato nella caserma della polizia slava, tutti i giorni, per 16 giorni la moglie gli ha portato a mangiare. Lei è riuscito a trovarsi una ragione di quello che è avvenuto dall'8 settembre in poi? Ho trovato la ragione che in un certo momento siamo dei calabrai. La ragione è stata semplicemente quella che non avevamo avuto lo stomaco di seguire chi dovevamo seguire per la riconferma della nostra nazionalità. Abbiamo seguito altre strade. Abbiamo trovato anche chi nel 10 febbraio 1947 col diktat di Parigi ha mollato le nostre terre per pagare i danni di guerra a Tito con tutto quello che aveva fatto. Che ci sta dicendo? Che gli italiani in quel momento storico non sono stati sufficientemente orgogliosi? Ma lasciamo perdere. Gianni Carpinelli, una manifestazione che si è riproposta grazie alla tua personale mediazione e intervento. La volontà di tutte le persone che ancora hanno alto gli ideali, tutto qua. Niente di particolare. Cosa stai provando tu oggi anche sotto l'aspetto personale, visto che questa vicenda fa parte anche della tua infanzia? La mia vita è legata a questa storia, perché io abitavo a Latina, per cui la domenica si faceva gara per portare, per avere a tavola a pranzo qualcuno che ci raccontava le cose. È un pezzo di storia che, come diceva la signora, non vogliamo condannare nessuno. È un momento particolare, va ricordato e basta, non ai posteri dardo sentenze. Una cosa è certa, hanno pagato troppo, erano italiani, questa è la loro condanna, erano solo italiani. Quando arrivarono a Bologna, sul treno di Bologna, li cacciarono via, senza neanche dare da mangiare, è una cosa vergognosa. E non entriamo nel merito politico. È stata fatta chiarezza definitivamente su questa vicenda, spero su questa sì, trista pagina della storia italiana? Speriamo di sì. Come no, abbiamo intitolato la strada per gli altri.